Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. Eccoci qua. In diretta. Ragazzi, oggi ci siamo lanciati in questa cosa. Ci sta. No, siamo troppo impostati. Dopo non ci piace. Allora, io è da quando abbiamo iniziato con il blog che è, cioè, dico, voglio fare un video dove siamo lì, rilassati, con la tisana. Ragazzi, cioè proprio, ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao Raccardi, grande. Ciao Sari. Benvenuti. Sento più il tuo nome, Sara Carpi, in questa casa adesso che... Collega. Esatto. Come state? Eccoci qua. Bene. Wow, state collegati in tanti. Ciao Manuel. Ragazzi, è la nostra prima live. Quindi... Non sappiamo neanche come si salva. Esatto. Dopo. Siate clementi se ogni tanto facciamo qualche strapaggio. Già tanto se abbiamo messo su Instagram per le nostre conoscenze multimediali. Io prima non ce l'avevo, l'ho messo su apposta. Ciao, solo per un corpo mi hai dato. Dai, cuoricini. Ciao a tutti. Solo per un corpo mi hai dato. Mamma mia, siete in tantissimi. Wow. Sì, beh. Allora. Cioè, mia moglie aveva già l'ansia che... Sì. No. Di parlare da soli. Va bene. Anche se parlavano da soli andava benissimo. Allora, parliamo. Siamo super puntuali, 17:03. Cioè, e poi sentite che silenzio? Niente figli. Cioè, ragazzi, oggi veramente diamo il meglio di noi. Un cuoricino a tutti. Ciao Erika. Ciao a tutti. Allora, bene, cominciamo. Iniziamo con una preghiera. Esatto, così intanto lasciamo a tutti il tempo di collegarsi, sistemarsi, preparate le domande. Cioè, le potete scrivere direttamente in diretta, noi vi leggiamo. Grazie. Grazie. Iniziamo con una preghiera e con il Salmo 102, che è quello un po' centrale, diciamo, del percorso Amati, smetti di fare del male al tuo corpo, che abbiamo iniziato a ottobre, quando abbiamo aperto il blog. Esatto, è stato centrale anche nella nostra vita di fidanzati, quindi... Lo recitiamo insieme. Se volete andarlo a cercare, il Salmo 102, sono i primi 5 versetti circa, e poi concludiamo un po' con una preghiera e dopo iniziamo. Esatto. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Benedici, Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici, Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue malattie, salva dalla fossa la tua vita, ti corona di grazia e di misericordia. Egli sazia di beni i tuoi giorni e tu rinnovi come aquila la tua giovinezza. Amen. Ispira le nostre azioni, Signore, e accompagnale con il tuo aiuto, perché ogni nostra attività abbia sempre da te il suo inizio e in te il suo compimento. Per Cristo nostro Signore. Amen. Per Figlio e Spirito Santo. Amen. Allora. Olè, eccoci qua. Chi caspita siamo? Esatto. Chi siamo? Allora, intanto. Età, non so. 45 anni. Sì, vabbè. Allora, noi siamo di Correggio, Reggio Emilia, per adesso. Sì, dopo vi mandiamo salmo e preghiera volentieri, sì. Noi siamo di Correggio, in provincia di Reggio Emilia. Io sono un'ostetrica. Fisioterapista. Esatto, siamo entrambi liberi professionisti. E che dire, io ho 28 anni. Io 29, purtroppo. Sì, l'ultimo anno, sì, da lo so giovane. Che, lo so che ci state odiando per quelli che sono più grandi di noi. Va bene, no. Siamo praticamente coetanei, perché tanto ho appena fatto 29 anni a dicembre, lei è di marzo, quindi ne fa 29 tra due mesi, quindi praticamente siamo coetanei. Esatto, sì. No, sì. C'è l'anno. E lui è più vecchio, ma... C'è l'anno, c'è un 91. È dura ammetterlo. 91. Nulla, abbiamo 3 figli. Il primo Samuele, che è in cielo, Samuele Giovanni, che ci custodisce,
che è nato il 9 gennaio 2017. Ha fatto 4 anni adesso. Esatto. E poi c'è Diletta che è arrivata subito dopo, è nata l'1 dicembre 2017. E nello stesso anno. Una principessa super peperina. E poi c'è Giacomo che è arrivato quest'anno nel 2020 durante il lockdown. Il 2 aprile. Esatto. Nato a casa. Esatto. E nulla, che ci allieta le giornate con i suoi sorrisi e la sua calma pacifica. Prende tante di quelle sberle da sua sorella che... però, veniamo al sodo. Allora, no, ci siamo conosciuti nel 2010... per un presepe vivente della nostra... La Deborah Vezzani! Ciao Debbie! Ciao Debbie! Mitica! Prega per noi, Debbie! Esatto. Che ai piani alti sei un po' più in alto di noi. Esatto, quindi, sì. Dacci dentro. È la Sari. Ciao Sari! Ciao Sarina! Ciao Sara! Presepe vivente dell'unità pastorale di Correggio. Intanto partiamo subito descrivendo la mia umiltà, no? Quando mi hanno chiesto che cosa volevo fare, ho detto: papà, ma se nessuno vuol fare Maria, la faccio io. Quindi subito umile proprio al 100%. E pensate che io volevo fare Gesù. E Gesù doveva stare, no, quindi ragazzi, umile, delirio, anche io. Delirio. Umile anche io. Siamo partiti così. Dovevo fare Gesù, quindi in teoria doveva essere un bimbo piccolo in braccio a Maria, quindi mi dovevo mettere in braccio a lei. Esatto, quindi siamo partiti così. Dopo, allora, partiamo dal presupposto che il don dopo mi ha detto: no, cioè, stai calmo, prendiamo un neonato vero, ok? Io leggo i commenti intanto, sì, sì. Tu... prendiamo un neonato vero, così Maria tiene in braccio un neonato e tu non puoi fare Gesù. Quindi dopo in realtà sono stato uno dei re magi. Vabbè, ok. Ho portato doni. Esatto. Okay. Esatto, allora partiamo dal presupposto che io non lo sopportavo assolutamente, ok? E la prima volta che l'ho visto ho pensato: che fighetto, in senso negativo, e che se la tirava un casino. Anche adesso. Sì. E quindi diciamo che siamo partiti con così. Ecco le 5 pani due pesci. Ciao, ciao ragazzi. Ragazzi. Siamo partiti così, con antipatia massima. Sì. In realtà io ero fidanzata, quindi chi se lo filava? Chi se lo filava questo qua? Cioè chi se la filava perché era fidanzata? Cioè io sono uno corretto. Cioè nel senso l'ho notata, però... sai, c'avevi il fidanzato e io mi ero stato da parte. Esatto, questa quindi cosa abbiamo fatto... Questa cosa mi è stata, vabbè, rinfacciata, diciamo perla, sì, adesso ci arriviamo e tutte le donne mi daranno ragione, quindi... E, niente, abbiamo fatto questo presepe vivente e dopo abbiamo iniziato la preparazione per andare alla GMG. Esatto. E abbiamo attaccato il bottone con Elisa. Era aprile, esatto. Aprile, eravamo in parrocchia e un cerchietto di qualcuno, stavamo parlando e qualcuno ha detto: ah, ma questa canzone di Elisa, così, allora lei ha detto: a me piace Elisa, allora ha detto: sei una bonanza. Sì, lo sappiamo, Ale. Sì. E ha detto: anche a me piace Elisa, quindi dopo da lì siamo partiti un po' a chiacchierare. Elisa, il fighetto si è rivelato così, accettabile, medio interessante. Dopo abbiamo parlato per un po' di tempo dopo e fino ad arrivare all'estate in realtà c'era il filo che pian pianino cominciava a formarsi. Sì. Però mi sta guardando con fare... Allora, dunque, lui oltre che essere fighetto faceva il bonaccione con tutte, nessuna esclusa. Cioè lui aveva la fila di non morose, non fidanzate, però ce l'aveva la fila. Quindi cioè proprio peggio specie di uomo. C'era un mio delegato che mi diceva: tu sei nella classica situazione che tutte ti vogliono, nessuna ti prende. Esatto. Die! Quindi in realtà ho pensato... Sarò, è vero, in effetti io non ho avuto storie importanti prima di lei, nel senso che comunque ho avuto delle cottarelle, ma non erano storie, anche le superiori, ho avuto un amorosino, ma... Cioè. Erano delle bonazze, quindi io ero molto invidiosa, molto gelosa dentro di me, ma non l'avrei mai detto.
Esatto. Esatto, lei... chi disprezza compra. Sì. Sì, sì, alla fine ho comprato, ragazzi. Comprato anche in saldo. Sì, 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 proprio mi sono fatto... No, in realtà mi sono fatto pagare bene, però... Sì. E quindi sì. Quindi niente, no, io invece venivo da una storia molto importante. Insomma, sì, a 18 anni, una storia di 2 anni e mezzo, insomma, una storia importante. Sì, esatto. E poi in realtà è successo che quando siamo partiti per la GMG di Madrid, io sono messa in pausa con questa storia e sono inciampata in questo qua, che così. E poi non si sa bene come, che cosa è successo, io ancora non ho capito. E ha iniziato a interessarmi. È iniziato a interessarmi e... Sì, ti fai delle domande anche. Ah, la cosa pazzesca è stata, diciamo, è stata la GMG per noi, quindi tutto è partito un po' la GMG. C'è chi ci ha chiesto un po' del nostro fidanzamento, di come ci siamo arrivati. Sì, esatto, una domanda. Allora, noi partiamo dal presupposto che il nostro fidanzamento è stato una cosa stranissima, quindi proprio... Come descrivereste il vostro fidanzamento? Come descriveremo il nostro fidanzamento? È stato veramente in salita all'inizio, perché dopo... Partiamo dalla GMG, un passo alla volta. GMG? GMG Madrid 2011. Lì è stato il fuoco. Lì è stato un momento veramente intenso, nel senso che ci siamo ritrovati nella spianata di Quattro Vientos la sera in cui abbiamo fatto la veglia e quindi l'adorazione col Papa, e è arrivato veramente un temporale incredibile, è venuta giù una torre dove c'erano i maxi schermi, cioè era stato proprio una cosa stranissima, c'era il cielo rosso, un cielo stranissimo, infatti siamo rimasti tutti molto colpiti da quello che stava succedendo, no? Anche a livello un po' di naturale, e quindi è stato un momento molto catartico, molto, molto intenso, e lì è successo qualcosa per noi, eravamo di fianco e abbiamo condiviso quel momento e abbiamo vissuto un momento di forte unione spirituale, di forte condivisione, e da lì è partito un po' tutto. La cosa che mi rimarrà sempre più impressa di quella serata è stato che dopo questo momento molto intenso in cui il Papa ha esposto il Santissimo Sacramento e c'era un silenzio tombale, cioè voi immaginatevi non so quanti giovani in una valle, in una spianata, in mezzo al nulla, ciao Sara Pallini, e in quel silenzio tombale noi non sappiamo ancora spiegare cosa sia successo, ma si è acceso qualcosa e da lì abbiamo proprio sentito che qualcosa è cambiato nella nostra vita. C'è stato proprio una miccia, è partito qualcosa, è stato un fuoco e quindi proprio qualcosa di, cioè, non tanto ragionato, proprio è stata una cosa interiore molto forte, e la cosa pazzesca è stato che poi Papa Benedetto, nel messaggio finale, insomma il giorno dopo, quando poi ci siamo salutati per tornare alle case, ha proprio lasciato il messaggio che adesso lo volevo cercare ma non lo trovo, però ce l'abbiamo scritto a caratteri cubitali di là in salotto. Custodite la fiamma che oggi il Signore vi ha fatto sentire, e portate questo annuncio di amore agli altri, ai vostri coetanei. Cioè era proprio una cosa tagliata su misura per quello che poi abbiamo vissuto dopo, quindi ovviamente come tutte le cose le capisci anche a posteriori. E quindi però la cosa bella è stata proprio che, cioè, custodite la fiamma, cioè è proprio, abbiamo sentito una fiamma ed è quello, è quindi comunque e non è stato, si può spiegare custodite. Parole, sì, è stata una cosa pazzesca, e da lì abbiamo iniziato uno scambio un po' più profondo anche di conoscenza
e abbiamo iniziato anche un po' a vederci, a parlare, a scriverci mail. Sapete quei bellissimi momenti in cui ti scrivi le lettere, le mail, bla bla bla, tante parole. Siamo iniziati a conoscere sì, in maniera proprio super profonda. Molto dettagliata. C'era una conoscenza, cioè c'era una voglia in realtà di conoscenza di Dio che era in comune. Cioè questa cosa era molto forte. Quello, se possiamo già dare dei punti, diciamo, è stato già il punto di unione principale, cioè attrazione fisica, stima, affascino, ovvio, però era come se comunque fosse già una cosa a tre. E infatti già il fidanzamento per noi è stato un... cioè già deciderci se metterci insieme o no, no, il problema per quello stato che io. Poi ho fatto l'ostetrica, cioè è un parto per mettersi il parto. Problema sono stato io. Amici di 5 pani e 2 pesci lo sanno. I non risolti effettivamente fanno dei disastri e quindi è così. No, allora noi messo. Uscivamo insieme, mi ci sono però messo. Quando io gli dicevo ma quindi noi stiamo insieme, siamo amici, che cosa siamo? Perché io poi a un certo punto volevo definire le cose, no? Anche perché sì, volevo sapere un po' cosa fare della mia vita, ecco. E lui rispondeva no, non siamo amici, no? No. Però non stiamo neanche insieme, no? Va bene, ok. Fai chiarezza nel tuo cervello e poi dopo mi fai sapere. Che vergogna. Vabbè, quindi a un certo punto mi sono rotta le scatole. Sono proprio rotta le scatole e quindi gli ho detto, senti, o di qua o di là. Cioè, o ti decidi o decido io e quindi l'ho proprio mollato. Sì, cioè c'è stata una serata, io mi ricordo proprio come vivevo in questa ambiguità. C'era una voglia estrema da una parte di continuare a conoscerci, a stare insieme, a pregare insieme, cioè perché comunque vedevamo che stavamo fondando già qualcosa, se vogliamo stare sul Vangelo, proprio sulla roccia e non su gavolate. Cioè abbiamo proprio detto, se è, non perdiamo tempo e basta. Cioè avevamo 19 anni e... dopo, però dall'altra vivevo questa cosa che mi è piombata addosso tutta in un attimo, cioè tutta a settembre mi ricordo, proprio dopo un mese dopo la GMG, come una grossa paura, cioè una paura di dire questa cosa qua è più grossa di me, non so se iniziarla perché poi se sbaglio dove vado, però era non riuscivo a motivarla, tanti... No. Tanti mi chiedevano ma perché non ti decidi, ma perché non, alla fine non ti ci metti, ma perché ti ha lasciato lì, e cioè io non trovavo un giorno una cosa, un giorno un'altra, cioè non c'era una risposta della serie ho capito che non è per me, cioè non c'era la risposta però c'era anche un altro dubbio per te. Io ho fatto anche c'è da dire che entrambi arrivavamo da cammini singoli di direzione spirituale col nostro parroco, quel che poi ci ha sposato, e singolari, e con il quale comunque io ho messo fin da subito, cioè lui mi ci ha portato per onestà a dire metti anche in conto la strada del sacerdozio, cioè comunque della consacrazione, quindi il matrimonio non è detto che sia la tua via, ok? Quindi tu mettilo comunque in conto, perché vedeva che io avevo questa grossa voglia di conoscere il Signore nel profondo, e c'era questa intimità anche con le figure, con la sua figura e le figure comunque dei sacerdoti, che ovviamente lui quando l'ha vista ha detto, cioè, qualcosa vuole dire, ok? Poi sì, magari non è... che giocava sempre con i bambini, li coinvolgeva, con i ragazzi. Cioè anche in oratorio. Sempre in oratorio, comunque, in continuazione. Cioè, giorno e notte in oratorio. Io invece ero giorno e notte in ospedale a fare i turni, a studiare. Beh, quello dopo, dai. E vabbè, è così. E quindi siamo andati avanti un po' a singhiozzi, litigando molto e lasciandoci... Beh, da ottobre a gennaio, quindi abbiamo scavallato l'anno, cioè in realtà fino al mio compleanno, che è il 12 dicembre, fino a lì non ci siamo proprio più sentiti e visti. E lei, per farmi ingelosire, è uscita con un altro, io però non l'ho mai saputo. Non confermo né smentisco. Io... ho un vuoto totale, ok, di quel periodo lì, quindi comunque a posteriori perché sempre la sua una vita conferma. Non aveva senso senza no, sì, è stata una conferma che, cioè,
stato proprio un periodo. Vabbè, però, giusto per tirare un po' le fila. Sì, dopo abbiamo riniziato, cioè dal mio compleanno, quindi fine anno, così abbiamo iniziato a sentirci di nuovo. E l'inno alla carità. Sì, diciamo che il nostro Don ha fatto un ritiro per i giovani di Capodanno, dove abbiamo parlato dell'inno alla carità di San Paolo. E io lì mi sono resa conto di una cosa molto importante. Allora, noi donne ci infarciscono con la storia delle principesse, chi più chi meno, cioè nel senso che magari ci sentiamo tutte molto emancipate, ma in realtà un po' ce la raccontiamo su questa cosa, no? Dell'uomo perfetto che deve avere tutte le caratteristiche che io cerco. Ciao Dani! E che deve assolutamente combattere il drago col cavallo. Anche, cioè nel senso che dobbiamo stare con una persona che riconosce il nostro valore, quindi non svalutarci, però io in quel momento gli stavo chiedendo una cosa che lui non mi poteva dare, cioè stavo prendendo le mie aspettative e le stavo appiccicando su di lui e quindi lui non si sentiva all'altezza di queste aspettative. E quindi io, grazie al Dino e alla carità, mi sono un po' resa conto di questa cosa e soprattutto mi sono resa conto che amare significa lasciare liberi e quindi che se io volevo fare veramente un salto nell'amore dovevo avere il coraggio e la capacità di saper perdere, quindi di saper perdere le mie certezze e soprattutto i paletti che io avevo messo per stare sicura, per non soffrire, per tutte le paure che avevo. Ma dovevo lasciarmi condurre, lasciarmi guidare passo dopo passo e quindi anche togliere un po' le maschere, perché noi ce la raccontiamo molto con questa cosa della perfezione, no? Cioè dobbiamo essere sempre perfetti, con tutto a posto e poi in parrocchia, no? I bravi ragazzi che fanno tutto per bene, che a volte è un po' tutto molto con una bella patina, ma dietro la vetrina ci sono tante altre cose, no? Quindi ho capito che dovevo veramente far cadere le mie maschere nei suoi confronti e farmi vedere per quella che ero, abbassare le pretese. Questo comunque ha molto a che fare e poi la nascita anche di un corpo mi hai dato, perché comunque il punto, insomma, dove vogliamo comunque un po' andare a parare, quindi a mirare, è il fatto che comunque il corpo diventa uno strumento d'amore e che può cambiare, è imperfetto, ok? Te lo vendono come qualcosa che deve essere alla perfezione, un modello, e sì, qualcosa una perfezione che non c'entra niente con la perfezione. No, esatto, e quando poi in realtà diventa uno specchio di quello che poi tu sei spiritualmente, quindi dentro di te, ed è quello che fa innamorare. Cioè non è un discorso di, non è solo un discorso di bellezza estetica che comunque di cui uno si innamora, no? E che c'è e ci deve che essere. Che c'è e ci deve essere, perché il fascino e comunque l'attrazione fisica è una delle colonne. Però io personalmente nel fidanzamento e in quel famoso periodo in cui mi sono un po' bloccato e non riuscivo a decidermi, era uno dei punti che mi metteva più in crisi, perché io dicevo... cioè, quando il cornuto mi prendeva proprio nelle giornate più in cui ero più debole e mi cominciava a mettere dei dubbi della serie, ma cioè quella lì non è l'unica che fisicamente potrebbe piacerti, perché non guardi anche le altre? Cioè obiettivamente l'occhio umano, no, soprattutto noi maschietti guardiamo molto questa cosa e uno può entrare in confusione da un momento all'altro, cioè tutti i giorni ti si può presentare un'occasione in cui trovi qualcuna più bella, proprio se la guardi fuori. Però il punto, capivo che non era quello, cioè a me, io entravo in crisi lì e quindi io dicevo, vabbè, vedi, allora se però io non parto a livello di attrazione fisica, cioè se non mi scatta quello e non riesco e non mi piace tutti i giorni, vuol dire che non è la donna per me. Però lì è venuta a galla la mia immaturità, cioè che non era tutto lì, non poteva essere tutto lì, cioè... E il corpo ti attrae e poi dopo comincia a entrarci dentro e nel corpo ti si manifestano anche i limiti e i difetti di quella persona lì. Cioè il punto è che soprattutto nel fidanzamento
in generale, no, nella conoscenza, bisogna lasciarsi molto provocare dentro di sé, no? Per camminare in maniera dritta, no? Quindi, cioè, non bisogna tanto raccontarsela, ma bisogna lasciare che gli eventi ci provochino. Perché se noi davanti a quello che ci accade ci facciamo delle domande e quindi ci soffermiamo a pensare a cosa significa quella cosa lì per noi, riusciamo a instaurare un cammino diverso, no? Quindi riusciamo a illuminare il nostro cammino e se lo illuminiamo con la grazia di Dio, poi le cose si chiariscono. E sì, perché cioè dopo è quella lì la roccia, ok, di cui parla sì. Il Vangelo, cioè costruisci su una roccia che non cambia mai, cioè rimane salda, ok? Quindi quello che muta, tra cui anche il corpo, deve essere qualcosa che ti porta comunque oltre, perché appunto muta, cioè altrimenti non ti spiegheresti le coppie che vanno avanti anche nell'anzianità, cioè voglio dire, il corpo cambia, ma anche la persona dentro cambia, però l'amore è molto oltre. Quindi io mi rendevo conto che avevo davanti un'occasione di amore molto più grande di quella che fino a quel momento avevo sperimentato e non volevo farmela scappare. Ed è sempre molto importante ricordare, questo è un punto cardine, l'amore se non cresce muore, ok? Quindi se davanti a quello che ci succede non ci lasciamo provocare, l'amore muore, ok? Quindi se ci prendiamo troppo tempo, se tergiversiamo, se ce la raccontiamo, invece se guardiamo le cose in faccia e abbiamo il coraggio di farci le domande giuste, poi le risposte arrivano e le cose cambiano. E così è stato per noi, perché sì. A un certo punto non è cambiato niente, ma è cambiato tutto. Cioè abbiamo cambiato sguardo. Abbiamo cambiato sguardo, esatto. Abbiamo cambiato sguardo. La realtà intorno è cambiata perché siamo cambiati noi, ok? E quindi, come hai capito che non eri fatto per il sacerdozio? Domandina. Sono arrivata io, ovvio. Cioè, no, una bonazza così è ovvio. Il discernimento, dopo su questo adesso non mi ricordo che ha scritto, però magari ti invito a... E scriverci in privato se vuoi che magari ti rispondo con più calma, perché è un argomento grosso. Adesso magari andiamo un po' avanti, quindi magari scrivici che ti rispondo volentieri. Però sì, cioè il punto è che no, mi sono perso. Dai, rispondi una cosa, una parola. No, come hai capito che non eri fatto per il sacerdozio? Ho capito perché nei fatti concreti, ok, cioè il discorso è stato che grazie poi anche a l'Alessandro Francesco di 5 Pani 2 Pesci, al corso ad Assisi, perché poi è lì che arriviamo. Esatto, è il nostro punto cardine. Un anno dopo, cioè a ottobre dell'anno dopo, no? Ci siamo messi insieme, abbiamo fatto mesi di litigi, così a ottobre 2012 siamo andati a Assisi. Aspetta, apro chiudo parentesi così poi racconti. Noi ci siamo messi insieme, da che ci siamo messi insieme abbiamo iniziato a litigare, cioè che proprio sono più i giorni che abbiamo litigato che più i giorni che eravamo in pace. E litigavamo tutto il tempo, su tutto, e tutti ci dicevano, ma voi cosa ci state a fare insieme? Siete incompatibili caratterialmente, non dovete stare insieme, vi dovete mollare, vedi che lui è triste, tu sei triste, basta, non mettetevi più insieme che tanto non cioè, siete fatti per stare insieme. Se, okay? posso dire una cosa, poi ripeto... se mi scrivi in privato ne parliamo con più calma, però una cosa è il comunque ascoltarsi, cioè anche qua il corpo per me è stato fondamentale, cioè io mi ascoltavo, ok, ho imparato e dopo poi a posteriori l'ho capito sempre di più, però io mi ascoltavo, mettevo sempre tutto davanti al Signore, al Padre spirituale e ai fatti concreti, ok, quindi vedevo cosa succedeva nella mia vita, io vedevo che dentro di me le strade comunque da una parte si aprivano, dall'altra si chiudevano, quindi io pian pianino ho cominciato a capire che non ero fatto per il sacerdozio, perché di lì nessuna porta si apriva e nessun cuore si apriva, cioè i miei sentimenti anche non erano di fuoco come alla GMG, e invece quel fuoco che ho sentito là con lei, nonostante gli ostacoli, vedevo che tornava fuori. Cioè, non era una cosa esatto. di... Mi sento di aggiungere esatto sì. una cosa che... Che non era una cosa di sentimentalismo, però era anzi, un... Anzi, era un... quella roccia, no? E... Sì, se ce la facciamo la salviamo la diretta. Non sappiamo come si fa perché è la prima volta, ma ci proviamo. Vai tranquilla. Però, cioè, non... era quella roccia che veniva fuori
e mi ricordava da dove ero partito, ok? Quindi era un fare memoria, cioè io facevo memoria e ascoltavo i fatti e come stavo io e mi riportava tutto a lei, ok? Quindi questa è la cosa, dopo... Sì, e da un lato, poi col tempo lui ha capito che andare per la via del sacerdozio in realtà per lui era una fuga, era una, sì, una cosa che lo faceva stare comodo, no? Nelle cose in cui riusciva bene, nelle cose in cui era bravo, ma non lo provocava. Io invece, purtroppo, lo provocavo sulle sue ferite, cioè, sui suoi punti deboli, no? Era una comodità, cioè lei mi metteva in scomodità e io quindi dicevo, cioè, chi sei? Cioè, nel senso, statene pure... E grazie del tutorial, Dani è il nostro manager online, ci aiuta quando non sappiamo come funziona. Non so neanche cosa vuol dire link in bio, cioè lei pensava fosse... Vabbè, no, lasciamo stare, ok, andiamo avanti. In bio, cioè... E, quindi, basta bio. Siamo andati al corso fidanzati di Assisi, perché ci siamo detti, qua non si quaglia, cioè litighiamo tutti i giorni, non può essere... E quindi io mi sono iscritta al corso Fidanzati o Fidanzati di Assisi, quello con padre Giovanni. Lei ci ha iscritto, poi me l'ha comunicato. No, non è vero, tu hai detto di sì, però diciamo che tipo le iscrizioni aprivano l'1 settembre e io tipo l'1 settembre alla mattina alle 7 a telefonare al convento dei frati per prenotarci, perché cioè eravamo così alla frutta che stavamo insieme da 7 mesi, quindi figuratevi. E siamo andati lì e il centro, il nucleo di tutto quanto, ok, è stato che abbiamo scoperto che le nostre scomodità, cioè quello che dell'altro mi stava scomodo, mi feriva, mi metteva in crisi, ci faceva litigare, era un'immensa grazia perché ci aiutava a cambiare prospettiva. Quindi l'incompatibilità di carattere, ragazzi miei, non esiste. È una grandissima balla. E... Che eleganza. Al corso fidanzati la grazia più grande sicuramente è stata incontrare padre Giovanni, che ci ha provocato tantissimo, ma il nucleo tosto è stato l'ultima sera. Allora noi ovviamente abbiamo fatto i primi 3 giorni a litigare. Io volevo andare via. Lui voleva andare via dopo 10 minuti perché ha detto questo è uno che se la tira vuole fare il suo tutto io e quindi non voleva più stare lì a ascoltare padre Giovanni. Invece gli ho detto no, stai qui, ti prego. Un orgoglio spropositato c'avevo. Cioè esatto. Una roba... E invece poi il Signore ci ha dato una grandissima mano, perché il sabato sera... Il sabato durava in generale, dal giovedì alla domenica. Il sabato in generale è stata giornata top. Sì, cioè, sabato eravamo ancora alla frutta, ma poi il Signore si è manifestato. Siamo risorti pure noi. Sabato pomeriggio padre Giovanni ha tirato fuori una pagina che era il centro del quadernone che ci ha dato, che è amati, smetti di fare del male al tuo corpo, quindi non è che stiamo facendo. Non è pasta nostra, non è farina del nostro sacco, no, ma è dei grandissimi di Assisi e di padre Giovanni in particolare. Noi lo stiamo sviscerando, ci stiamo mettendo dentro del nostro, ok, questo sì, e della nostra esperienza e tutto quanto, però la base è quella. E lì era tutto incentrato sulla corporalità. Io lì ho sentito di nuovo un fuoco enorme, in particolare in un punto che sarà quello che tratteremo, poi da questa settimana, perché riguardava proprio il corpo e noi stavamo studiando fisioterapia ostetricia, quindi comunque eravamo molto dentro, e lì c'era una visione proprio spirituale del corpo che ci ha aperto, e lì è stato il primo proprio lampo, e io lì personalmente mi sono detto qua c'è qualcosa, così come la GMG, e lì quindi ho cercato di coltivarlo. Dopo 8 anni siamo arrivati, ce la possiamo fare. Alla sera e sono arrivati i nostri amici di 5 Pani e 2 Pesci, Alessandro e Francesco, che all'epoca
erano una coppia semplicissima e normalissima come oggi, assolutamente, però diciamo che ancora 5 pani 2 pesci non c'era, non esistevano, e ci hanno raccontato del loro fidanzamento e di come per loro è stata la scelta vocazionale, il discernimento vocazionale, e ci hanno dato 3 punti esatto. su cui fare discernimento, che sono la parola di Dio, il padre spirituale e i fatti concreti. E ci hanno raccontato come loro hanno vissuto queste cose. E lì ci si è aperto un mondo, cioè loro con la loro testimonianza ci hanno rivoltati come dei calzini in senso positivo. E quindi in realtà noi poi il giorno dopo ci siamo guardati e ci siamo detti: va bene, allora, posto che l'incompatibilità di carattere non esiste e che abbiamo capito che l'altro è un peccatore da amare, che le sue ferite sono un modo per guardarsi con più amore, l'altro è un peccatore da amare. L'altro è un peccatore da amare, cioè tu non sei Dio e non lo è neanche l'altro, cioè quindi tu sei un peccatore da amare e l'altro è un peccatore da amare, punto. Quindi quello ti libera perché dici: paradossalmente più problemi hai, più hai occasioni di amare. E nuclei di morte, ok? Quindi andatevi a vedere i video di 5 pani e 2 pesci sui nuclei di morte, perché sono stati appunto... È lì che noi abbiamo lavorato, lavorato su quelle cose e lì. E ci stiamo lavorando ancora, cioè nel senso ne abbiamo ancora tantissimi e abbiamo un sacco di problemi ancora. Anzi, la cosa pazzesca è stata che noi allora abbiamo lavorato sui nuclei di morte e... adesso 5 pani e 2 pesci è stato scusate, un corpo mi hai dato è stato il frutto del lavoro che 5 pani e 2 pesci hanno fatto su nuclei di morte in questi mesi, quindi sì. È pazzesco come noi alla fine ritorniamo sempre lì per rinascere e rifiorire. Sì, cioè durante il lockdown Alessandra e Francesco avevano iniziato con questi video, noi durante il lockdown poi era nato Giacomo, quindi eravamo proprio iper in casa e abbiamo visto ancora di più questi video. Iper in crisi. Esatto. Spoiler alert, iper in crisi. Cioè eravamo proprio allo sbando e quindi questi video ci hanno aiutato tantissimo perché ci hanno riportato, ok, quindi sempre sul fare memoria, ci hanno riportato là. E poi quindi da quest'estate è partito per noi un cammino di trasformazione. Allora invece... Allora, esatto. Quando siamo arrivati alla conclusione del percorso fidanzati, ci siamo guardati e siamo detti: vabbè, allora a questo punto ci sposiamo. Ci possiamo sposare. Ci possiamo sposare. Che male c'è. Quindi abbiamo impostato un cammino serio di fidanzamento, ok? Quindi ci siamo detti: ok, vogliamo quagliare qualcosa, vogliamo capire se veramente tu sei fatto per il sacerdozio, siamo fatti per il matrimonio e Dio sta pensando a qualcosa per noi. Siamo detti: ok, seguiamo quello che ci hanno detto e mettiamoci in gioco e vediamo cosa succede. E quindi abbiamo fatto proprio un po' un fidanzamento, una cerimonia di fidanzamento dove il succo era affidare a Dio quelli che erano i nostri sogni, quelli che erano i nostri desideri e il nostro cammino, ok? E da lì a poco siamo arrivati alla conclusione che... cioè noi abbiamo avuto la conferma che questo cammino poteva continuare, che le basi c'erano per la scelta del sacramento del matrimonio. Sì. Già quando abbiamo fatto il fidanzamento, noi comunque, cioè con il nostro don, siamo tornati a casa carichi appunto dall'esperienza di Assisi e gli abbiamo detto: cioè noi don ci sposiamo. E tutti ci hanno guardato e siete pazzi. E lui stesso ci ha guardato, era in pizzeria, ci ha preso le mani e ha detto: Lele, ma c'hai 20 anni? Mary, ma c'hai 20 anni? Ma almeno fidanzatevi prima. Sì. E quindi abbiamo fatto il fidanzamento. Ciao Don Fernando. Se ci stai seguendo. Abbiamo fatto il fidanzamento, però noi già lì comunque avevamo messo comunque già abbastanza però base. Ragazzi, cioè è importante, se si semina veramente poi i frutti arrivano, ok? Quindi se si lavora, si cammina, non ce la si racconta, se ha un obiettivo, si sente una chiamata e si ha il coraggio di seguire i propri sogni, le cose succedono, cioè Dio ci accompagna, ok? Dio ci segue, Dio ci ama e vuole realizzare quel sogno che noi abbiamo perché anche è suo, quindi più noi ci spendiamo per questo, prima troviamo la soluzione. Chi semina nelle lacrime?
mieterà nella gioia, è stata una delle nostre, è stato il salmo che ci ha accompagnato nella prima parte della nostra storia, perché di lacrime ne abbiamo versate veramente tante, e però ci sono servite veramente tantissimo per fertilizzare quel terreno che poi è diventato veramente il nostro matrimonio, la nostra storia, quindi... Non perdete tempo. Un'altra cosa che dicevano importante ad Assisi era fidanzamento corto e casto, per approfondimenti sempre 5 pani 2 pesci, però è perché veramente bisogna tirare delle righe dritte, quindi capire le cose una alla volta e non fare un mischione di confusione che alla fine ci lega dall'una e dall'altra parte e non ci aiuta a capire veramente qual è la nostra chiamata. Cioè, noi se stiamo sperimentando una cosa nella nostra vita è che bisogna essere liberi, e per essere liberi è importante fare dei passaggi uno alla volta, cioè con delle basi chiare, no? Anche adesso nelle nostre scelte noi vediamo quanto è difficile essere liberi dai condizionamenti sociali, liberi dai condizionamenti culturali, e una su tutte per noi, ad esempio, essere liberi dal ma perché prima ti devi laureare, poi devi trovare lavoro, poi devi sposare, poi devi trovare la casa e poi ti puoi sposare. Raga, ti sposeriamo. Cioè, ci sposiamo a 50 anni, cioè, nel senso... Senza nulla togliere che si sposa a 50 anni, però se conosci 49, ti sposi 50. No, certo, cioè, era per dire che se questa, cioè, il matrimonio in questo modo, la vocazione non diventa al primo posto, ma è all'ultimo posto. Cioè, io prima faccio tutto il resto, poi forse mi dedico alla mia vocazione. E si perde un sacco di tempo, ce la raccontiamo su questa cosa. Noi abbiamo avuto la grazia veramente di capire che lavorare sulla nostra vocazione non ci toglieva qualcosa, ma ce lo ridava 100 volte tanto. Ed è stato così, cioè noi ci dicevano, no, perché vi sposate a 22 anni, ma siete pazzi, godetevi la vita, andate in discoteca, ma andate con persone diverse, cioè non sapete quanti ce l'hanno detta questa cosa, e noi dicevamo, ma noi ci sposiamo perché siamo felici, cioè vogliamo essere felici, ma non perché l'altro è la mia felicità anche, ma perché guardiamo insieme verso la stessa direzione, e questo ci cambia la vita e ci trasforma. Sì, e l'amore lascia liberi, ragazzi, l'amore lascia liberi, e per quello ci aiuta a fare chiarezza in breve tempo, non c'è bisogno di... Poi, ovvio, ci sono storie particolari, noi stiamo parlando della nostra, ovviamente stiamo parlando in generale, quindi... No, assolutamente, cioè... Non ci permettiamo di giudicare nessuno... È la nostra esperienza. Esatto, però la nostra esperienza è stata questa ed è stata fondamentale, quindi è stato fondamentale capire che per lavorare su di noi bisognava andare nelle profondità. E comunque c'è mettersi in gioco sul serio, non fare finta. Cioè, questa primavera con Giacomo e quest'estate ci hanno dimostrato che tu ti credi arrivato e poi in realtà torni sempre indietro, e anzi, cioè, più metti luce e più cammini la luce, più la luce ti svela le ombre. Cioè, quindi non è che ti sposi, perfetto, chiuso, siamo a posto. Cioè, dopo quasi è peggio, cioè, nel senso, diventa quasi una lotta con quello che sei tu e con quello che ti fa scoprire l'altro. Però è bello vivere scannare. Così, è bello vivere così, cioè noi veramente ci sentiamo di dire che viviamo una vita piena, viviamo una vita piena, e ci siamo sposati a 20 anni. E siamo in ricerca, continua di quella pienezza, perché è un attimo che la perdi, è vero. E quindi poi nel giro di un anno e mezzo ci siamo sposati, perché poi ci siamo sposati a fine 2014, il 21 dicembre, e quel giorno tanto sperato e tanto chiesto, perché lei un giorno aprendo... abbiamo iniziato a parlare di matrimonio, abbiamo pensato a camminare, diciamo, e ci chiedevamo però in che tempi, no? In che tempi poter fare questa cosa, no? C'è stato un sogno, ok, che è bello perché i sogni sono comunque biblici, quindi a noi i sogni hanno parlato tanto, e un sogno a un nostro don, che adesso purtroppo non c'è più qua con noi, cioè è vivo, però non c'è più qua, però
aveva fatto questo sogno. Cioè, lui sogno. È venuto un giorno senza che sapesse niente di tutte queste nostre cose, questi nostri pensieri. Non sapeva neanche del fidanzamento. Non sapeva nulla. E certo, ragazzi, stanotte vi ho sognato, sapete? E noi... Ah, noi stavamo appena finiti di parlare, ma quando ci sposiamo, ma non abbiamo la casa, ma è la laurea, è qui e là, e il matrimonio francescano, eh? E lui ci ha detto, ho sognato la voce di Lele che diceva autunno 2014. A che noi abbiamo detto, figata, andiamo a vedere. A sfogliare tutte le domeniche del calendario. Dell'autunno 2014. Qual era domenica 21, perché... Il 21 per noi è stata una data ricorrente, cioè il 21 di agosto e la GMG, poi il 21 di ottobre ci siamo lasciati, il 21 di marzo ci siamo messi insieme, insomma va bene. E casualmente il 21 tornava, che tra l'altro sempre. È bellissimo perché è 2 più 1, noi due più Cristo. E abbiamo guardato queste domeniche. No, ce n'erano due. Ah, solo, cioè, solo due domeniche. Solo 21, però abbiamo guardato anche le altre domeniche. Sì. Cioè, non solo però una era il 21 settembre, che per noi era troppo presto perché noi ci laureavamo a novembre, e una era il 21 dicembre. Andiamo a vedere le letture. Cioè, non perché volevamo laurearci prima di sposarci, però è a forzare i tempi, cioè a settembre, cioè ancora non c'era. No, sì, c'erano un po' di cose in ballo che... Cioè noi abbiamo detto ad agosto che ci sposavamo per dicembre. Esatto, e il 21 dicembre andiamo a aprire la Bibbia, andiamo a aprire le letture del giorno e pazzesco, la prima lettura dal libro di Samuele, il Signore farà a te una casa, Samuele, ma soprattutto sì. La cosa più bella è stato il Vangelo, che era l'annunciazione, nulla è impossibile a Dio. Che era un po' il nostro Vangelo, era un po' insieme al 21, era quella parola di Dio che ci aveva accompagnato nel discernimento, insomma, da Assisi in poi. Cioè, tutto quello che ci sembrava impossibile, cioè nulla è impossibile a Dio, cioè ricordatelo. Quindi, e quindi noi abbiamo detto: questo è un calcio nel sedere, e anche pazzesco. Lì, altro fuoco, ok? Cioè, quindi altra fiamma interiore, sono quelle ispirazioni, no? Che tu dopo le conservi e dici: cioè, andiamo a vedere. Cioè, sono parole ispirazioni, cioè non ci sono dei ragionamenti dietro, ok? Questo lo ripeto perché sto leggendo L'arte di ricominciare di Don Fabio Rosini, quindi sono... È sul pezzo, sono sul on the path, sono sul pezzo. E lui dice appunto ispirazioni oppure suggestioni, cioè robe ragionate o comunque robe che ti portano fuori e le ispirazioni, cioè le ispirazioni sono dello Spirito Santo, non è che te le controlli tu. Ti accendono sta fiamma, ok, e dopo le custodisci, come Maria, cioè le custodisci nel tuo cuore, e poi quando è ora, ok, Maria custodiva queste cose nel suo cuore, e dopo quando però ha capito, è andata in fretta da Elisabetta, cioè la fretta, no, nel momento in cui tu capisci, c'è, cioè, però il discernimento ti serve per arrivarci. Però ragazzi, la cosa bellissima è che se noi facciamo la volontà di Dio, veramente nulla è impossibile a Dio, perché noi abbiamo deciso quella data che dovevamo ancora laurearci, non avevamo la casa e non avevamo il lavoro nessuno dei due, ok? E ci siamo detti, se è volontà del Signore, il Signore aprirà la strada, e così è stato. Lui è stato chiamato in un centro privato prima di laurearsi con il contratto. Noi abbiamo mandato curriculum dappertutto, esatto, dappertutto, in fabbrica, sì, cioè sì. C'eravamo proprio... In salumeria, io mi ricordo. Cioè, dovevamo laurearci, abbiamo fatto 3 anni di studio, però intanto potevamo anche lavorare in ufficio, che andava bene, cioè per dire che comunque le priorità. E dopo però mi hanno chiamato in uno dei centri dove ho mandato il curriculum, ho fatto i 6 mesi di prova che scadevano giusto a dicembre, a gennaio ho fatto il contratto dopo il viaggio di nozze, quindi noi siamo andati in viaggio di nozze che io non avevo ancora il contratto. Esatto. Però a parte questo, nulla è impossibile a Dio, quindi da lì effettivamente è stato tutto così. Però una Dio incidenza bellissima, Giulia, è stato veramente un segno grande per noi. E poi l'altra cosa era che a noi interessava veramente che il giorno del nostro matrimonio fosse un giorno di festa, ma appunto che fosse incentrato su quello che era importante, cioè sul sacramento, ok?
Ovvio che anche io, come tutte le donne, sognavo il dettaglio alla perfezione, e la posata così, e il colore colà, e il fiore, assolutamente. Però ho capito che queste cose mi svuotavano e mi decentravano da quello che era l'importante. E l'importante era la nostra vocazione, il nostro amore, e quello che Dio ci stava chiamando a fare. E quindi io anche su questo... ci tengo a dirlo alle donne, ho ricevuto 100 volte tanto, davvero, cioè il vestito da 3.000 euro, i fiori, la tavola, tutto non fa la differenza, quello che fa la differenza è il cuore e come noi ci prepariamo a quel momento, e noi eravamo pronti anche a non fare proprio il ricevimento, cioè proprio eravamo tranquilli che sarebbe arrivato quello di cui avevamo bisogno, quindi... Ci siamo messi in attesa e è arrivato tutto, ma ripeto, noi eravamo pronti anche a fare con meno, sì, assolutamente. Sì, sì, sì. E ovviamente quando ci siamo sposati, come dicevo prima, tutti ci hanno presi per pazzi e questo in realtà ci ha fortificato perché ci ha fatto verificare ancora di più la nostra scelta. E quindi a volte anche le contrarietà davvero sono un modo per confermarsi nelle proprie scelte. Sì, e, assolutamente. E quindi il 21 dicembre del 2014 ci siamo sposati. Abbiamo fatto davvero, raga. Abbiamo fatto davvero. Il nostro don nell'omelia ha iniziato dicendo: e il 21 dicembre è arrivato. Cioè, della serie, quanto mi avete rotto. Con questo 21 dicembre, però alla fine comunque non era nostro, quindi le cose di Dio vanno avanti. Sì, ci siamo veramente abbandonati. Quindi come avete capito che eravate chiamati al matrimonio insieme? Un passo alla volta senza mai fermarsi. Però quei tre punti di Alessandro e Francesco comunque sono stati fondamentali, cioè la parola di Dio che ti accende, ok? Quindi c'è quella famosa fiamma, il padre spirituale o comunque qualcuno che ti guidi nel discernimento che te lo conferma, ti dice sì, non stai dicendo una castroneria, ok? Non hai sentito qualcosa di utopico, e anche perché poi se è qualcosa che non è di Dio si sgretola, ok? Cioè gli lasci tempo, un mese. A suo malincuore il padre spirituale ha dovuto dire sì, in effetti mi sembra proprio che, perché lui inizialmente diceva ma voi due, cosa ci fate insieme, voi due? Il lavoro, così quando siamo andati alle donne, cioè mi hanno chiamato a lavorare, cioè quindi l'unica cosa che mancava, cioè lui ha abbassato la testa e ha detto oh, questo è un bel segno. E quindi dopo da lì in realtà, cioè quindi poi fatti concreti, ok? Quindi dopo vedevamo sempre tutto che non che andasse tutto bene, cioè non che va tutto liscio, però che ogni tanto ci sono delle vette, ok? Dei fatti concreti che ti illuminano e ti dicono è la strada giusta. Però questo sempre mi permetto, non l'ho ancora detto, no, esatto. Non l'ho ancora detto ai nostri amici di 5P2P, e mi permetto di aggiungere un quarto punto, ragazzi, attenzione, se state ancora ascoltando e non vogliatevi male, c'è la per me, cioè parlo per me, c'è stata la risonanza, Dio. Parola di Dio, padre spirituale, fatti concreti, c'è la risonanza sul corpo, cioè come stai tu dentro questa roba, cioè va bene, c'è una parola di Dio che ti accende, ma quante parole di Dio ti accendono? Cioè, quanti Vangeli ti parlano? Oh, che figo, cioè, Gesù, che roba, cioè, questa roba che ha detto, cioè, quanti? E il padre spirituale potrebbe sbagliarsi anche lui, cioè, nel senso, comunque, è un uomo, è guidato dallo Spirito Santo, però, cioè, i fatti concreti servono apposta, perché così, cioè, se c'è una conferma, però non c'è la realtà, non è che puoi forzare la realtà, non te la puoi immaginare. E quindi poi al terzo punto, però ok, ci sono tutti sti punti, io mi trovo lì, però come ci sto io? Cioè ci sto male? Perché tante cose possono avere tante conferme, cioè anche il mio don poteva dirmi sì sì, ma guarda che tu potresti fare il prete, effettivamente, e tante parole di Dio mi illuminavano, fatti concreti, cioè io vedevo che effettivamente non avevo avuto storie, e cioè con lei non ci saltavo fuori, vedevo che andava peggio, così, cioè... Voglio dire, fatti concreti, uno poteva dire, vabbè,
effettivamente ci può stare, però io non ci stavo bene, cioè io sentivo che comunque sul mio corpo c'erano sentimenti di malumore, somatizzavo, ok, quindi comunque non ci stavo bene, non c'era un sentimento di pace, e questo lo ripeto perché, cioè in realtà è un quarto punto, ma che si amalgama, perché comunque tutto lo vivi nel corpo, ok, cioè hai un mal di testa lancinante per questa relazione, cioè perché ce l'hai? Vai a risolvere qualcosa e ti sparisce, cioè è un caso, oppure vivi questo sentimento, cioè sei triste continuamente, il tuo cuore ti porta sempre da un'altra parte e tu qua ti intestardisci, no, questa è la mia strada, questa è la mia strada perché me l'ha detto lui, ama Gesù, è così, però tu intanto il tuo cuore va di là, cioè ma dentro sì, al tuo corpo... banalmente... Scusa se ti interrompo, come banalmente quando ci dicevano ma vi dovete laureare, dovete lavorare, dovete trovare la casa, così. Io a un certo punto sono arrivata a dire ma a me che me frega, cioè io vado a vivere in 2 metri quadri, non mi interessa. Cosa è successo? Esatto, ma cioè devo rispondere a questa chiamata, non posso non rispondere e questo è stato davvero così. Cioè, sempre, abbiamo capito che la nostra strada era quella per il sentimento proprio di pace interiore, cioè quello è uno dei cardini del discernimento, cioè la pace che tu senti dopo una scelta che poi ti si può sgretolare dopo poco, però non perché è sparita, cioè sgretolare non è il termine giusto, cioè può sparire per un attimo, ma perché il Signore ti mette alla prova, ti dice, cioè quella pace però l'hai sentita, cioè ti ricordi il respiro che ti ho fatto sentire, ok? E allora dopo tu lo ricerchi, sono quelle fiamme che dicevamo prima, magari sono pochissime in realtà rispetto a tutto quello che contrariamente ti può avvenire, ti può capitare, però in realtà una barca va avanti col vento contrario, ok? Quindi cioè gli ostacoli ti vengono messi non perché dici ah beh ok ciao, cioè e anche lì non è semplice così, però esatto, noi stiamo raccontando semplicemente quello che abbiamo vissuto noi per darvi degli spunti, perché le domande che ci sono arrivate erano principalmente su questo, sul fidanzamento, su come abbiamo vissuto fidanzamento e matrimonio. E dopo da lì siamo partiti. Sì, cioè... poi forse non abbiamo detto neanche tutto. No, scusate, esatto, sicuramente. Un po' di confusione. Però è bello perché, dai, oggi cioè, diciamo che siamo riusciti a parlare un po' del per conoscerci meglio, cioè di fatto per raccontare comunque la prima parte della nostra vita, perché poi c'è dal matrimonio in poi e soprattutto la nascita di un corpo mi hai dato, che è derivato un po' da tutti i passi concreti fatti in questi anni, cioè siamo partiti da veramente tanto lontano e siamo arrivati qua e sentiamo che oggi il corpo è un'urgenza, sentiamo che parlare di corpo è un'urgenza. Corpo nostro e corpo di Cristo, quindi il corpo, le differenze in comunione, perché oggi veramente la divisione, il cercare di voler andare anche a manipolare, no? Quello che abbiamo, io penso alla chirurgia estetica, le influencer e tutto quanto, ci portano veramente lontano da quello che è la realtà, da quello che veramente è il corpo è come è stato pensato e la perfezione, ce ne abbiamo idea di perfezione oggi un po' distorta. E noi in mezzo abbiamo avuto la perfezione, tre bimbi, esatto. Quindi comunque anche il siamo corpo. Passati per il corpo, sì, il corpo il è corpo. Cambiato tantissimo e passare per il corpo ti cambia la vita. Sì, e ti fa passare anche comunque momenti... cioè non proprio gustosi, però cioè, Dio ti salva nella morte, okay? Quindi in quella cosa che ti puzza di più e non lo vorresti guardare, lui viene lì. Sì, stare nella verità e nella libertà. E da lì quindi, cioè, noi in mezzo abbiamo avuto i nostri bimbi, e Samuele e Giovanni non lo tocchiamo qua perché abbiamo un video dove parliamo, due video dove parliamo di Samuele, ma ne parleremo ancora tanto, quindi se avete voglia di farci delle domande, di mandarci delle condivisioni, noi ci siamo, perché Samuele diciamo che è il nostro padre spirituale. Se andate a vederli sul nostro canale YouTube e c'è anche un articolo sul blog Collateral Beauty, e potete vedere un po' anche, cioè lì già raccontiamo abbastanza nel dettaglio, quindi poi se avete anche approfondimenti, cioè dopo facciamo una...
una diretta anche su Samu, però dopo pian piano nel mezzo siamo arrivati poi, abbiamo avuto questi tre bimbi, abbiamo lavorato, ok, quindi sul corpo comunque ci lavoriamo, però lavorandoci siamo appunto effettivamente arrivati a capire che quella famosa fiamma di Assisi ci parlava, ok? Quindi amati, smetti di fare del male al tuo corpo, è tornato fuori perché abbiamo capito che era urgente. Cioè adesso effettivamente abbiamo detto ragazzi, ok, è urgente amarsi, è il momento per amare, e non è amati fare... per amare, cito qualcun altro ma è così, amati per amare, e cioè non è... smetti di fare del male, cioè non è e così magari facciamo solo una pustilla, visto che poi questa settimana riprendiamo quel percorso, ok, se volete andarvi a vedere i video, i quattro video precedenti del percorso amati, sempre su YouTube. E non è, cioè, mangia bene, fa attività fisica, curati, cioè, e quella anche è una parte, è una parte che però andate su internet e scrivete, cioè c'è di tutto, ok? Quindi comunque ormai della salute, e in particolare adesso anche con questa pandemia, cioè comunque se ne parla, la si idealizza, cioè, anche, se ne straparla. Invece il punto che vogliamo toccare è che non è che la salute del corpo è il fine, ok? È un mezzo, cioè può essere un mezzo, però anche la malattia è un mezzo, ok? Quindi il nostro fine è salvarci, e arrivare a Dio. Il corpo è il tramite. Anche Gesù ha avuto il suo corpo, è morto col corpo, è stato crocifisso, però lui l'ha scelto, è arrivato fino in fondo e ci ha fatto vedere la cosa più grande di tutti i tempi. Quindi non è sicuramente quello che va a dire, cioè l'attività fisica è il master, cioè è una parte. Esatto. Però non è quello, cioè giusto perché magari il titolo potrebbe dire non far del male, quindi comunque sai... Mi sa che stiamo finendo il tempo. Sì, quindi... Questa settimana riprendiamo, perciò vi invitiamo a mandarci altre domande, curiosità, così possiamo continuare a rispondervi. Sì, scriveteci se volete toccare dei temi del corpo, scriveteci personalmente. Che cosa vi interessa, di che cosa vi interessa parlare, secondo voi di che cosa c'è bisogno di parlare. Esatto, perché noi abbiamo questa traccia e la continuiamo a seguire, abbiamo tante idee, tanti progetti, però li facciamo anche con voi, grazie a voi. Sì, sì. E dopo... il percorso, quindi cioè, se volete andare a vedere i video per poi riprendere questa settimana qua, esatto, sperando di farcela, esatto, con tutti i bimbi e quant'altro, Samuele e Giovanni, appunto, se volete andare a approfondire, e poi ricordiamo che da domenica scorsa abbiamo fatto un passettino in più, abbiamo capito che ne vale davvero la pena, ok, costruire questa cosa con voi. Abbiamo tante cose, come abbiamo un po' detto, e abbiamo una pagina appunto sul sito Partecipa Anche Tu, dove vi spieghiamo anche come potete collaborare, tra cui anche offri un panino e una preghiera, perché abbiamo capito proprio che ne può valere davvero la pena di spenderci ancora di più, ancora più tempo, ancora più risorse. E quindi anche solo uno spicciolo al mese da parte vostra ci può aiutare per portare avanti questo progetto. Vi ringraziamo del sostegno che ci state dando. E tante preghiere, perché almeno rimaniamo in Dio e non facciamo la roba nostra. Il nostro canale YouTube si chiama Un Corpo Mi Hai Dato. Un Corpo Mi Hai Dato, trovi tutto www.uncorpomihaidato.com è il sito, e da lì ci sono anche i collegamenti e tutto quello che serve. Esatto. E noi ci siamo, continuate a scriverci e a farci sentire il vostro affetto, la vostra presenza, e a condividere con noi quello che è questo cammino. E prima volevo dire che esatto. Grazie. Esatto, ragazzi, incarniamo la fede. Adesso c'è bisogno di incarnare l'amore di Dio, ok? Non siamo là, ma siamo qua, il cielo, come in cielo così in terra. Quindi a Debbie, vai, Deborah, esatto, Vezzani, l'album, andate ad ascoltarlo, bellissimo. Assolutamente, dobbiamo veramente portare il cielo sulla terra e alzare la terra al cielo. Quindi dobbiamo stare nel corpo e stare in quello che Dio ci dice tramite il corpo, perché il corpo è il tramite tra cielo e terra. Sì, esatto, è ciò che ci permette di vivere davvero quello che Gesù ci ha dato. Bene, vi adesso salutiamo. Stiamo qua, adesso... ci giriamo i pollici, no, aspettando. No, secondo me finisca. È finita la diretta, però... diretta c'è scritto. Non
so come si fa adesso a chiudere. Speriamo di aver risposto alle domande. Esatto. Beh, ma ragazzi, se vi piace rifacciamo una diretta, che siamo un po' più scialli tutti e due. Sì, ci sta. E cosa? No, l'altro ci sta. Sì. Adesso, quando scopriamo come si chiude la diretta, ve lo facciamo sapere. Vedi, 63 minuti. Ciao, ragazzi. Buona